8 settembre, 21esima tappa. Mansilla de las Mulas, León. 20 km in 4 ore e mezza. Per la prima volta devo dire che il percorso non mi è piaciuto. Usciti da Mansilla, passando il ponte sul Rio Esla, troviamo subito il sentiero a fianco della strada. Mano a mano ci avviciniamo a León, il traffico aumenta. Continuamente dobbiamo uscire dallo sterrato e continuare sull'asfalto. Ben presto cominciamo a fare i conti con la periferia, concessionarie, supermercati e capannoni. Alla fine, dopo aver attraversato due ponti pedonali sulla statale, sullo sfondo vediamo finalmente León. Arrivati alla prima cintura della città, facciamo un incontro gradito. Quattro volontari della Protezione Civile Municipale ci forniscono informazioni su dove trovare il nostro ostello. Ci danno una mappa e ci offrono caramelle e pezzi di focaccia dolci. Attraversiamo il ponte sul Rio Bresnega e percorriamo gli ultimi 3 chilometri. Sbucchiamo proprio davanti alla casa di Gaudì e dopo 200 metri, girando a destra, ci troviamo di fronte alla magnifica cattedrale di León. Poco distante il nostro ostello, Unamuno, 10 euro e colazione 2,50 euro. Molto bello, utilizzato anche da studenti universitari. Una doccia, un panino e si va in visita. La prima è la cattedrale, con audioguida ci stiamo un'ora circa, è molto bella. Decidiamo poi di fare un giro con trenino turistico, ci serve per inquadrare la città. Visitiamo poi la chiesa di Sant'Isidoro, bella, ma la perla sta a fianco, il museo. Qui troviamo il Pantheon Reale, il tesoro, il chiostro, l'archivio della biblioteca. Purtroppo niente foto, a parte il chiostro e riproduzione da opuscolo. Domani ho deciso di rimanere un'altra mezza giornata e di separarci continuando il cammino da solo. Qualcuno su Facebook era interessato alla condizione fisica mia e dei pellegrini in generale. Personalmente, l'unico problema era una piccola vescica sul mignolo destro, ora a posto. Sicuramente affrontare il cammino non è cosa facile. Nelle prime tappe ho visto molti pellegrini rinunciare per problemi alle ginocchia, ai tendini e vesciche molto estese sotto la pianta dei piedi. Devo anche dire che comunque molti resistono e arrivano alla meta. I piedi hanno bisogno di una manutenzione giornaliera. Io uso la crema Prep, un buon disinfettante betadine. Dimenticate i cerotti con PID per vesciche. Questi vanno bene per le signore con scarpe tacco 12 che il giorno dopo non camminano. Cerotti piccoli e garze sì. Bye.